contro Fidelisandria e Piacenza, partita valida per i quarti. Che Carullo, filtrante verso Bubas, attenzione Bubas, l'uscita di Libertazzi non precisa, Bubas sul fondo, stava aperti. Corbari provano lo scambio i due, buona volontà in anticipo, Alberti va profondo, Bubas prova a cercarlo, Alberti e regolare la posizione di Bubas, occhio a Bubas, Bubas in aria, Bubas, Fidelisandria in vantaggio, ha segnato lui il capocannoniere di Coppa. Venturini, Sabatino, profondo per Alberti, sembra buona la posizione di Alberti, ancora Alberti sul fondo, verso buona volontà, allora qui sì, profondo per Casoli, Casoli controlla molto bene, Casoli è al limite, il tentativo alto sulla traversa di Libertazzi, per la Cassia, lungo verso Alberti, più in alto di Simonetti, pallone che resta giocabile, mette ordine Bob, poi Alberti da terra, vince un contrasto per un attimo, Bob rinvia a spazio bolognese, prova la conclusione con i pugni in due tempi, Libertazzi che poi chiude in calcio, tutto regolare, occhio a De Grazia, vede a destra la Mesta che ha una prateria davanti a sé, la Mesta bolognese a raddoppiare, la Mesta a giro di testa Gissi, alto sulla traversa, stavolta non attacca la corsia, preferisce invece l'appoggio per il tentativo di cross verso Gissi, Vandelli con i pugni, ha subito fallo, sì, il portiere della... c'è Di Piazza a destra, c'è Alberti a sinistra, Di Noia alla porta, serve Alberti, Alberti in aria, 2 contro 2, Alberti, il tocco poi ancora buono per Di Noia, Di Noia per Alberti, il rimpallo e alla fine il pallone termina alto, pallone profondo, giocabile addirittura per Libertazzi, lascia giocare Cavaliere. Allora Libertazzi, l'appoggio per Simonetti e allora arriva il triplice fischio, termina qui Fidelisandria 1, Piacenza 0 in semifinale di Coppa Italia, ci va la Fidelisandria, decide la rete realizzata al 25esimo del primo tempo da Bubas, Fidelis che incrocerà la vincente tra Teramo.